Tanta gente a passeggiare, correre e pedalare non si era mai vista. È stata una domenica piacevolmente inedita, quella appena trascorsa in Versilia. Il clima decisamente estivo e l'avvicinarsi definitivo della fine del lockdown hanno fatto tornare la voglia di vivere. Le immagini parlano da sole. Il Viale dei Tigli a Viareggio, che il sindaco ha chiuso al traffico e così sarà anche nel prossimo weekend, proprio per favorire in questa fase di risveglio la mobilità dolce e il contatto con la natura, è stato preso letteralmente d'assalto da pedoni e biciclette. La maggior parte delle persone è ordinata, rispettosa e responsabile. Una domenica caratterizzata anche dall'invasione, si fa per dire, dei ciclisti che sono tornati ad allenarsi ovunque sulle strade. È l'ultimo giorno con i negozi chiusi, ma la passeggiata ha già iniziato a ripopolarsi. Sono gli anziani i più desiderosi di tornare a socializzare e in qualche caso le forze dell'ordine sono intervenute per ripristinare le giuste distanze. Poco più in là, a Marina di Pietrasanta, il luogo più gettonato è la spiaggia, dove si vedono anche i primi tuffi. I bambini, dopo un lungo isolamento nel quale il quarto d'ora nel cortile di casa è stato l'unico svago concesso, tornano a gioire e a giocare all'aperto, sia pure con cautela. In tanti anche a Forte dei Marmi per la passeggiata esclusiva. Con la mascherina e tutte le precauzioni del caso, quella che vediamo è, dopo tanto tempo, la prima domenica di quasi libertà. Si rigenerano le forze, ci si riappropria di sé e del proprio tempo libero. Da domani si torna in pista.